questo periodo c'è uno sciame meteorico che si chiamano le Tauride, molto noto, cioè ben noto agli astronomi, e non mi meraviglierei se fosse una meteora che appartiene a questo sciame. Sono un po' le stelle cadenti che ci sono d'estate, no? Però quelle le conoscono tutti perché siccome estate si sta tutti in spiaggia e quindi si guarda il cielo, d'inverno lo si guarda molto di meno il cielo, si sta al chiuso, però ci sono degli sciami di meteore così come ci sono in estate, quindi nel caso ce ne sia una particolarmente brillante, è più facile che venga notata, come probabilmente è il caso di ieri. Era un oggetto un po' più grosso del normale, che quindi ha lasciato una scia, ha fatto vedere ha formato quello che si chiama in genere un bolide, un oggetto un po' più grande con una luminosità più alta. È il caso di tranquillizzare, ecco, non ci sono motivi di preoccupazione, questo possiamo dirlo. Assolutamente sì, nel senso che sono fenomeni che avvengono ogni anno, praticamente quasi in tutti i mesi dell'anno, è solo un problema nostro quando accorgercene. Sono fenomeni che avvengono continuamente, quindi non c'è assolutamente nulla da preoccuparsi. Il fatto che arrivino anche periodicamente è perché una cometa, come abbiamo visto anche per esempio nella missione Rosetta, che ha avuto questa grande pubblicità, è stata una bellissima missione dell'Agenzia Spaziale Europea. Una cometa è un pezzo di ghiaccio sostanzialmente sporcato da vari grani di polvere che crea la chioma e la coda quando c'è un'evaporazione, una sublimazione violenta del ghiaccio che è in superficie. Quindi sulla sua orbita rimangono una serie di piccoli detriti, tutte le polveri che erano prima nel nucleo della cometa. Quando la Terra attraversa questa zona di spazio in cui ci sono queste polveri, c'è il fenomeno delle stelle cadenti. Posto che non abbiamo motivo per preoccuparci, ci consiglia in questi giorni di guardare il cielo a questo punto la sera. Assolutamente, anzi è molto bello e vedere una meteora di quel tipo che viene giù è un fenomeno che poi uno si ricorda per tutta la vita. Io ne avrò viste 4-5 fino adesso nella mia vita e le ricordo tutte molto bene. Sono dei bellissimi fenomeni da vedere.